Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Ma ragazzi, prima di iniziare questo nuovo aggiornamento, io vi chiedo questo: pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete i video sui social. Bene, fatta la raccomandazione, andiamo a vedere. Allora, lo sponsor del Pisa ancora per il 2023-2024 sarà Settilat, che hanno firmato l'accordo. Bene, per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo rimane Adidas, ok? Quindi ancora per la stagione 34 sarà Adidas. Poi, per quanto riguarda le presentazioni delle maglie complete eccetera eccetera, avverrà il 10 luglio prossimo 21 sotto la loggia dei banchi alle ore 18:30. Sembra che le maglie abbiano la, diciamo, la striscia nera azzurra un po' più stretta. Questo è dalle prime indiscrezioni. Vabbè. Va bene, detto questo, la presentazione di Color Off quindi è saltata perché impegnato in Portogallo per definire il rientro di Esteves in nerazzurro, perché piace tra l'altro anche a Aquilani, e quindi si era parlato di un rientro questa volta definitivo per un prezzo, così sembra, di 3 milioni allo stato attuale. Quindi la presentazione del DS è saltata, ci doveva essere il giorno 6, vi ricordate, poi è saltata e quindi verrà effettuata il giorno 10 insieme ad Aquilani. Bene, per quanto riguarda calcio mercato, che si è avviato ormai da una settimana, per Sibilli si parla ormai di un accordo sempre più vicino con il Venezia, col Palermo la vedo difficile. Poi, per quanto riguarda il discorso entrata in casa Pisa, la società sembra intenzionata a portare due colpi a rovetta, darli alle mani, nelle mani di Aquilani. Si parla di Soleri del Palermo, si parla di Tutino del Parma e di Alessandro del Monza. Come centrocampista è uscita fuori la pista Dion del Sassuolo. Sembra una pista che, insomma, potrebbe andare in porto, o meglio, una nave o una barca che arriva in porto. Va bene, detto questo, le piste aperte poi per i giovani, sempre in ingresso, stiamo parlando, si parla di Bianco, di Stefano, Matucci, Vasuli della Fiorentina e Barbieri e Sersanti della Juve, come avevamo detto già in precedenza. Questo è quanto. Per quanto riguarda la difesa, Barba piace ad Aquilani, Caracciolo lo stesso, per poi si parla di uno sfoltimento in difesa, però sembra che prima di sfoltire il mister Aquilani voglia vedere bene bene la situazione, quindi io credo che si chiuderà il cerchio quando ci sarà il ritiro a rovetta. Questo è quelle sono le indicazioni ora come ora di, insomma, della nostra società. Ecco, che dire più, niente, posto così, abbiamo, diciamo così, quello che è, insomma, la situazione è questa, niente di più, niente di meno. Quindi, insomma, tutto quello che abbiamo detto è, diciamo, sostanzialmente su cosa si sta lavorando. Detto questo, io la chiuderei, però prima di chiudere io voglio dire una cosa. Prima di tutto grazie, perché sotto commentate e quindi fa solo che piacere. Anzi, continuate così, commento è giusto, ci sono gli scambi di punti di vista, che no, va bene, va benissimo, anzi aumentate sempre di più, perché bene, uno si scambia le varie opinioni, quindi grazie a tutti. Poi voglio dire questo, proprio in ultima battuta: il Palermo ha concluso con Mancuso. Certo, Palermo quest'anno va forte veramente, sta facendo una super squadra, io credo. Poi hanno aperto gli abbonamenti in 24 ore, stiamo parlando di 1300 abbonati in 24 ore, cioè tanta roba veramente. Beh, speriamo di raggiungere anche noi questi numeri, anzi speriamo anche di superarli. Questo è quello che mi auguro io. Bene,
Giusto l'argomento, io vi rimando al prossimo aggiornamento. Al prossimo aggiornamento. Appena ci saranno nuove, subito ve le dirò. Insomma, farò un video e via così. Io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima e grazie.